Un buon pomeriggio, buon primo novembre, una giornata questa dedicata al turno infrasettimanale di Serie D che tra poco vedrà le nostre compagini abruzzesi scendere in campo tra pochissimi istanti di gioco. Noi ovviamente, come quando ogni volta gioca la Serie D, siamo sui campi per raccontarvi lo sviluppo delle gare di campionato e poi ovviamente questa sera a partire dalle 19:30 l'appuntamento classico con l'Abruzzo del pallone interamente dedicato al campionato di quarta serie. Andiamo a vedere la giornata che ci aspetta prima di andare sui campi di calcio. A Campobasso scende sul terreno di gioco l'Aquila di Battistini dopo la vittoria nel derby contro il San Nicolò. Castelfidardo, Recanatese, Fabriano Matelica, derby il primo dei due, si gioca al Valle Anzucca, Francavilla Avezzano, Monticelli Jesina, l'altro derby si gioca al Barbati di Pescina tra Nero Stellati e Pineto, Olimpia Agnonese San Marino, San Nicolò Vispesaro, la Vastese gioca in casa a Monte San Giusto. E allora io direi di cominciare subito con i collegamenti partendo ovviamente dal Valle Anzucca di Francavilla al Mare, dove c'è per noi Paolo Rezzetti per questo attesissimo Francavilla Avezzano. Buon pomeriggio Paolo, raccontaci l'atmosfera del Valle Anzucca. Sì, grazie Jacopo, buon pomeriggio dal Valle Anzucca, quasi tutto pronto per l'inizio di questa partita, si attende solo il fischio del direttore di gara, il signor Maurizio Barbero. Che abbiamo ascoltato. Sì, ti abbiamo ascoltato proprio adesso, dico, esatto, il fischio dell'arbitro. Esatto, hai detto veramente bene e hai tra l'altro sei dotato evidentemente anche di ottimo udito, perché è iniziata da 5 secondi la partita. Avezzano in maglia bianco-verde, maglia bianca per la precisione, calzettoni e pantaloncini bianchi per la formazione marsicana. Per il Francavilla inedita casacca bianco-rossa con la maglia bianca e pantaloncini e calzettoni rossi per la squadra di casa. Atmosfera sicuramente anche un po' tesa, lo dobbiamo dire Jacopo, misure di ordine pubblico davvero imponenti per questa che è una sfida anche molto sentita dalle due tifoserie. In passato c'è stato qualche problema tra i tifosi del Francavilla e dell'Avezzano, considerando anche quanto accaduto due settimane fa in occasione della sfida qui al Valle Anzucca tra i padroni di casa e l'Aquila, sono state predisposte davvero delle misure di sicurezza e di ordine pubblico imponenti per una partita di Serie D. Andiamo subito con le formazioni, perché ovviamente vogliamo parlare soprattutto di calcio giocato, partendo dalla squadra di casa Francavilla, che si schiera con Spacca, Fiore, Sembroni, Amenta, Palumbo, Micicchè, Mele, Youssef, Romeo, Zerbo e Mancini. Panchina con Fagiano, Milizia, Galli, Dipinto, Procida, Di Renzo, Di Pietrantonio, Banegas e Velardi. L'allenatore è Pierluigi Iervese. L'Avezzano risponde con Fanti, Besana, Lombardo, Persia, Menna, Sbardella, Deramo, Bianciardi, Dos Santos, Cerone e Pellecchia. In panchina Lombardi, Scutti, Tariuk, Cesai, D'Ambrosio, De Roccis, Pollino, Acatullo e Branicci. L'allenatore è Federico Giampaolo. Vi dicevo, il direttore di gara che arriva da Campobasso, il signor Maurizio Barberio. I due assistenti sono marchigiani, Marco Santarelli di Ancona e Michelangelo Cardinaletti di Iesi. A Francavilla fa caldo, cielo sereno, terreno in buone condizioni, circa 500, forse qualcosa in meno, gli spettatori presenti, tra cui almeno un centinaio di supporters avezzanesi, ce ne sono una settantina in curva nord, gli ultra che sono arrivati pochi minuti fa qui a Francavilla, e un'altra trentina di tifosi biancoverdi sono nel settore di tribuna. Si gioca da 3 minuti a Francavilla, 0-0 tra Francavilla e Avezzano. Linea a te Jacopo. Però Paolo, perdonami, ti rubo solo qualche altro secondo di collegamento per dire che insomma dal punto di vista dell'ordine pubblico non c'è stato nessun tipo di problema. Assolutamente, non è accaduto nulla, ci siamo anche informati. Perfetto, meglio così. Di collegarci per questo primo intervento dal Valle Anzucca, e dunque speriamo che sia così anche durante, dopo questa partita tra i giallorossi di casa, oggi in inedita maglia biancorossa, e gli ospiti
dell'Avezzano. È tutto da Francavilla, te la linea, Jacopo. Grazie, grazie a Paolo Renzetti per questo primo collegamento. Tra poco andremo al Villa San Filippo di Monte San Giusto, dove scende in campo la Vastese, che è seconda in classifica, e dove c'è Andrea Costantini, a cui do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Andrea. Sì, buon pomeriggio a tutti i nostri amici da casa. Si gioca da 3 minuti e 20 secondi qui al Villa San Filippo, 0-0 tra San Giustese e Vastese. Vastese che cerca di proseguire la sua striscia di risultati. Vastese che si è issata fino al secondo posto, a 3 punti dalla vetta, un secondo posto condiviso con la Vispesa, una quota 19 punti. Vi dico che non c'è tanto pubblico, in tutto non più di 150 unità qui al Villa San Filippo, almeno 40-50 i tifosi che sono arrivati da Vasto. Sostanzialmente informazioni tipo: la Vastese c'è una sola assenza, quella del difensore Iodice. Al tecnico della Vastese, Colavitto, Camerlengo, De Chiara, De Feo, Amelio e Biscardi, Stivaletta, Pizzutelli, Cristaldi, Fiore e Leonetti, Pola, Bagaglini, Lombardo, Casciani. Abbiamo qualche difficoltà ad ascoltare Andrea Costantini, però insomma vedete la formazione della Vastese, ve la leggo io: Camerlengo, Iarocce, De Chiara, De Feo, Amelio e Biscardi, Stivaletta, Pizzutelli, Cristaldi, Fiore e Leonetti. Risponde la San Giustese con Chiodini, Marfella e De Reggi, Scognamiglio, Eno e Patrizzi, Laringe, Prosmans, Kedira, Moretti e Moccia. Questo è lo schieramento con cui si presenta la formazione di Gianluca Colavitto. Non so se è ripristinato il collegamento con Andrea, se adesso ci sente un po' meglio. Io vi sento, però mi rendo conto che il collegamento Skype sia un po' precario perché la linea non è ottimale, quindi ditemi voi se proseguo. Adesso ti sentiamo bene, Andrea. Collegamento... Sì, ho sentito che hai dato la formazione della San Giustese, è un 4-2-3-1 quello schierato da Senigallesi. San Giustese che ora è pericolosa con questo pallone messo in mezzo, ma la sfera era uscita al momento del cross operato da Moccia, dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo. Vi stavo dicendo, un 40-50 tifosi giunti da Vasto. San Giustese che è tonificata dalla vittoria nel derby di Iesi per 0-1. Dirige Villa di Rimini, assistenti Mastro Simone, anche lì di Rimini, e Bertozzi di Cesena. Minuto e punteggio, 5 minuti e 45 secondi nel primo tempo, 0-0 tra San Giustese e Vastese. Studio. Grazie ad Andrea. Andiamo subito adesso a Morrodoro per San Nicolò Vispesaro, perché c'è il vantaggio della Vispesaro. Dunque passa purtroppo in vantaggio la formazione ospite. Andiamo da Ania Cantagalli. Buon pomeriggio, Ania. Purtroppo raccontaci questo vantaggio della Vis. Buon pomeriggio a voi. Ciao Jacopo. Sì, subito vantaggio della Vispesaro, vice capolista attualmente in classifica in casa del San Nicolò qui a Morrodoro. Autore del vantaggio è Buono Punto, che ha sfruttato una pressione dalla destra di Bellini. Lo stesso Bellini ha messo in mezzo il pallone, Buono Punto colpevolmente lasciato solo dalla difesa biancazzurra è riuscito ad infilare Postiglio per il vantaggio dei marchigiani. Vi dico rapidamente le formazioni, ci sono alcune variazioni rispetto alla squadra che è scesa in campo all'Aquila. Per quanto concerne il San Nicolò, ci sono Dostiglio tra i pali, India e Belcev, De Santis e Pretara in difesa, i due di centrocampo sono Petronio e Cane, Chiacchiarelli, Di Benedetto e Maisto sono invece alle spalle di Tedesco. In panchina Campanile porta con sé Di Berardino, Balzano, Tersini, Cala, Massetti, Marra, Fabriani, Sassarini e Moretti. Risponde la formazione di Giancarlo Riolfo con Marfella tra i pali, Ficola, Caccioli, Radi e Boccioletti in difesa, Bellini, Paoli e Carta centrocampo
centrocampo, Buonocunto per l'appunto l'autore del gol, alle spalle di Baldazzi e Olcese. 4-3-1-2 quindi per la Vispesero, che in panchina ha con sé Stefanelli, Rossoni, Calzola, Cruz, Lignani, Bortoletti, De Piano, Bartomioli e Rossi. L'allenatore è per l'appunto Riolfo, vecchia conoscenza teramana perché è stato allenatore di quel Savona nel campionato vinto dal Teramo tre stagioni fa in Serie C, poi come tutti sappiamo revocato per le note vicende sportive, giudiziarie sportive. Altra vecchia conoscenza, Emiliano Ulcese, capocannoniere della Vispesero fino a questo momento con 8 reti. Il San Nicolò, che deve rinunciare a Mozzoni per la frattura dello zigomo rimediata domenica scorsa all'Aquila, 4 sconfitte nelle ultime 5 gare per i biancazzurri, quindi è d'obbligo per la formazione di campanile provare l'inversione di tendenza. Dirige l'incontro il signor Valerio Gioviani di Termoli. Qui siamo al 12° del primo tempo con la Vispesero in vantaggio 1-0 grazie al gol di Buonocunto. A te. Grazie ad Ania. Dunque Buonocunto, di Buonocunto il primo gol della giornata, purtroppo per noi abruzzesi, sul campo del San Nicolò. Tra poco andremo anche a Campobasso, però in giornata c'è andiamo adesso a Campobasso. Do il buon pomeriggio dallo stadio Nuovo Romagnoli al collega Gianni Bruno per Campobasso L'Aquila. Buon pomeriggio Gianni, per le formazioni. Sì, buon pomeriggio Jacopo, buon pomeriggio a voi tutti ascoltatori di TV6. Siamo praticamente al 7° minuto di gioco nel corso del primo tempo ed è 0-0 tra Campobasso e L'Aquila. È successo poco o nulla nel corso di questo primo scorcio di gara. Andiamo con le formazioni ufficiali, cominciando da quella dell'Aquila di Pierfrancesco Battistini, che schiera Farroni, poi Sieno, Seri, Pupeschi, Valenti, Boldrini, Ibojo, Rucci, Cafiero, Fabrizi ed Esposito. Replica il Campobasso con Landi, Propali, Bisceglia, Sorrentino, Danucci, Laniena, Del Duca, Trianese, Salim Ribeiro, Leone, D'Agostino e Gerardi. L'allenatore è il signor Foglia Manzito, si gioca di fronte a circa 1100 spettatori in una bella giornata di sole. Ripeto, non è successo nulla in fatto di cronaca in questi primi 8 minuti 20 secondi tra Campobasso e L'Aquila. Campobasso in maglia gialla, L'Aquila con la consueta casacca rosso-blu. Ricordiamo che c'è un'omonimia di colori, quindi è stato il Campobasso a cedere quelli rosso-blu agli ospiti di turno. A voi la linea sullo 0-0 tra Campobasso e L'Aquila. Grazie a Gianni Bruno. Dunque avete visto, ancora anche a Campobasso il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Adesso concludiamo il primo giro dai campi andando al Barbati di Pescina per il secondo derby di giornata, quello tra Nero Stellati Pratola e Pineto. Buon pomeriggio a Roberta Di Sante. Roberta. Buon pomeriggio Jacopo, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di TV6. 10 minuti dall'inizio, dal fischio d'inizio di questo derby qui al Barbati tra Nero Stellati e Pineto. C'è un corner. Attenzione, scusami Roberta, devo andare a Monte San Giusto, vantaggio della Vastese. Andrea Costantini, Andrea. Vastese è in vantaggio, palla splendida in verticale di Nicola Fiore che ha tagliato interamente il campo in trasversale per l'inserimento di Leonetti sulla sinistra. Leonetti che si è presentato a tu per tu con il portiere Chiodini e lo ha battuto con un tocco di punta con il piede destro. Facile la conclusione di Leonetti, ma grande invenzione di Nicola Fiore, il fuorigioco della di casa che oggi è in campo con una vistosa divisa gialla. Segna il suo 6° gol in campionato, si conferma il di Gianluca. Vabbè, rientriamo perché non sentiamo più Andrea Costantini, però insomma quello che è importante è il vantaggio della Vastese con il gol di Leonetti. Dunque vantaggio esterno della Vastese che passa in vantaggio, poi avremo modo durante il pomeriggio di vedere come cambia la classifica mano a mano che cambiano i risultati. Io torno però al Barbati di Pescina da Roberta Di Sante. Roberta, di nuovo a te.
Jacopo, in questo primo tempo tra Nero Stellati e Pineto ci sono i biancazzurri di Amalo che stanno attaccando in questo momento, viene spazzata questa palla pericolosa, questo spiovente dalla difesa Nero Stellata. Allora andiamo subito a dare il computo delle formazioni: 0-0 per ora il parziale, 3-5-2 per mister Di Marzio che schiera l'ex parente tra i pali, e poi la linea difensiva a 3 con Valente, Del Gizzi e Di Ciccio, quindi un nutrito centrocampo con Di Rosa e Puglielli sugli esterni, Vitone, Censori e Pacella i tre centrali, e poi le due punte Cone e Isotti. Dall'altra parte risponde mister Daniele Amaulo con un 4-2-1 con Mazzocchetti tra i pali, la linea difensiva dalla destra con Della Quercia, Romante, Pepe e Fiumara, Zani ed Esposito in mediana, quindi Cercelluti che torna in campo dal primo minuto dopo l'infortunio, Bisegna e Pezzotti a sostegno della prima punta, Gragnoli. A derby affidato ad un arbitro abruzzese, si tratta del signor Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano. C'è un nutrito scampolo di tifosi nero stellati anche nonostante insomma la situazione sia insomma quella che è, però insomma i tifosi ci sono anche oggi ad applaudire la squadra di Marzio. La tribuna è abbastanza nutrita. Siamo giunti al 13° minuto, l'unico tiro nello specchio della porta è stata una conclusione al 9° minuto di Pacella controllata da Mazzocchetti. Dunque al 13° minuto di gioco il parziale resta comunque di 0-0. Io per ora ti restituisco la linea, Jacopo. Grazie Roberta. Torniamo a Villa San Giusto, a Monte San Giusto, da Andrea Costantini, perché Andrea, prima abbiamo insomma intuito più o meno la dinamica del gol, però adesso descrivicelo meglio. Sì, beh, è stata una palla illuminante di Nicola Fiore che dal fronte destro a ridosso della linea di metà campo ha fatto partire un taglio proprio in trasversale, un taglio che ha fatto fuori l'intera difesa della San Giustese. Leonetti si è inserito sul fronte opposto e sull'uscita, la disperata di Chiodini lo ha anticipato, lo ha battuto con un tocco di punta con il piede destro, un tocco all'apparenza molto facile, ma è stato molto bravo e molto freddo Leonetti a sfruttare quella che è stata un'autentica invenzione di Nicola Fiore. Però è una Vastese aggressiva, una Vastese che gioca altissima con la linea della difesa, una Vastese che sta davvero giocando con i galloni della vice capolista, che vuole avvicinarsi e però non lo sta facendo al primo posto. Andrea, ti interrompo perché proprio adesso c'è stato il gol di Gerevini del Matelica, che dunque porta in vantaggio il Matelica a Fabriano, dunque vince la Vastese, okay. Vince anche la capolista Matelica. Ok, e allora diciamo che tiene la scia del primo posto per il momento, soprattutto c'è la risposta al gol segnato dalla Vispesaro. Peraltro poco fa c'è stata la risposta della San Giustese con il centravanti che tira, che ha controllato il pallone con il petto in area di rigore, poi non ha avuto la giusta cattiveria e sulla rimonta del difensore della Vastese Ameglio un po' desistito e ha permesso l'uscita di Camerlengo. Vale la pena ricordare che nella San Giustese manca Perfetti, al suo posto torna tra i titolari Patrizi, e mancano anche Camillucci e Antenucci. Come detto invece nella Vastese l'assente è Iodice, che è stato avvicendato sul settore destro della difesa dal 99 Iarocci. Ora c'è un lancio in profondità di Moretti verso Laringe, l'anticipo proprio di Iarocci, palla in fallo laterale. Allora seguiamo questa azione della San Giustese prima di restituire la linea allo studio, va il capitano De Reggi che rimette in gioco verso Moretti, ma poi la San Giustese torna indietro addirittura nella sua metà campo. Ora Spugnamiglio che apre sulla destra per l'inserimento di Moccia, controlla il pallone, lo tiene in gioco, subito raddoppiato Moccia, prova a passare tra De Peo De Chiara, non ce la fa, insiste però da quel lato la San Giustese, sempre con Moccia, palla sulle sinistra, non trova però lo spazio per crossare e alla fine alla meglio De Chiara che riconquista il pallone e può soffrire addirittura di un calcio di punizione. 17 minuti se ne sono andati al Villa San Filippo di Monte San Giusto, San Giustese 0 Vastese 1, la rete all'undicesimo di Leonetti. Studio.
Grazie, grazie Andrea. Bene, bene così. Fino a questo momento tutte vittorie esterne. Tra poco torniamo a Francavilla, ovviamente, per vedere come stanno andando le cose tra Francavilla e Avezzano. Vedete, tre vittorie esterne, quella del Matelica a Fabriano, gol di Gerevini, il gol di Buonocunto a Morodoro tra San Nicolò e Vispesaro, che porta per il momento avanti la formazione di Riolfo, e il gol di Leonetti al Villa San Filippo tra San Giustese e Vastese. Dunque 3-0-1 esterni. Andiamo adesso, ricominciamo anzi da Francavilla al Mare, Francavilla Avezzano, Paolo Renzetti. Paolo. Sì, grazie. Sono 18 minuti di gioco alla Valle Anzuca, 0-0 tra Francavilla ed Avezzano, ma sono successe già diverse cose che racconteremo tra poco, Jacopo, perché c'è un calcio di punizione per la formazione di casa. Sul pallone c'è Cosimo Palumbo, la battuta, pallone in area di rigore, mischia con la sfera che termina sul fondo. L'ultimo tocco è stato di un giocatore di casa, del difensore con la maglia numero 3, Emanuele Sembroni, pallone che è terminato comunque distante dalla porta difesa da Federico Fanti. Nel periodo non collegato, dicevo Jacopo, sono accadute diverse cose. Al quarto c'è stato un pericolo per la formazione ospite con Miciche, giocatore del Francavilla ma avezzanese doc, che dall'interno dell'area di rigore dell'Avezzano ha chiamato ad una parata centrale il portiere marsicano Fanti. All'undicesimo è arrivata la risposta dell'Avezzano con Dos Santos, una sassata dai 25 metri con il pallone che ha sfiorato il montante della porta difesa da Valerio Spacca. Due minuti dopo ancora Avezzano, ancora pericolosissima la formazione di Federico Giampaolo. Paolo questa volta ci ha provato dalla distanza un tiro molto molto violento. Pellecchia, ha respinto Spacca, pallone sui piedi di Dos Santos, tapin del giocatore avezzanese con il pallone che è terminato sull'esterno della rete. E poi al 17° minuto, qualche istante fa prima di ricevere la linea, proteste vibranti da parte dei giocatori e dei tifosi di casa, perché su un'azione d'attacco del Francavilla c'è stato probabilmente un tocco con la mano in area di rigore dell'Avezzano di Damiano Menna, che è il capitano della formazione biancoverde. Ha lasciato proseguire il signor Maurizio Barberio di Campobasso, giudicando probabilmente involontario il tocco con la mano, e anche dalla tribuna è sembrato anche ai colleghi come al sottoscritto che se c'è stato il tocco, così ci è sembrato di vedere, sia stato sicuramente involontario. Quindi 0-0 tra Francavilla ed Avezzano, ma già diverse emozioni quando tocchiamo il 19° minuto nel corso del primo tempo allo stadio Valle Anzuca. Si fanno sentire i tifosi, soprattutto gli ultra delle due squadre, come dicevamo Jacopo in precedenza, derby, gara molto sentita e misure di ordine pubblico davvero molto rigorose per questa partita, con tutte le strade adiacenti al Valle Anzuca chiuse al traffico. 20° in questo istante, 0-0 tra Francavilla ed Avezzano, linea a te. Grazie, grazie Paolo. Dunque partita che è ancora sullo 0-0 ma ricca di emozioni, quella del Valle Anzuca. E peraltro, come vedete dalla schermata dei risultati, vincono praticamente le prime tre della classe, che in questo momento, se vediamo anche i riflessi di classifica, stanno praticamente cercando di staccarsi rispetto al resto della compagnia. Comanda sempre il Matelica a quota 25 punti, poi c'è la coppia Vispesaro-Vastese che regge, perché sia la Vispesaro che la Vastese stanno facendo bottino pieno, esattamente come la capolista Matelica. Tra poco andremo a Campobasso per Campobasso-L'Aquila, però io direi prima di tornare per qualche istante a Morrodoro per la partita tra il San Nicolò e la Vispesaro. Ania Cantagalli, Ania. 25° del primo tempo, sempre Vispesaro avanti 1-0 qui a Morrodoro sulla Virtus San Nicolò. Reazione dei biancazzurri dopo il gol nel periodo non collegato, con un calcio di punizione battuto da Chiacchiarelli al 12° dai 20 metri, ma la traiettoria, la buona traiettoria disegnata dall'esterno biancazzurro è stata comunque allontanata la sfera dall'estremo difensore del Vispesaro Marfelle, quindi pericolo poi svanito per la retroguardia
della squadra ospite. Adesso ci ha provato Ndiaye con un tiro di prima intenzione al volo di destro, il terzino biancazzurro ha provato a indirizzare verso la porta un cross arrivato dalle retrovie, il pallone però si è spento sul fondo. Prima del gol la gara si era già accesa al secondo minuto perché su azione insistita Radi, difensore della Vispa Pesaro, è andato vicino al vantaggio, è stato fermato sul più bello dalla retroguardia biancazzurro e subito dopo sul capovolgimento di fronte c'è stato un episodio da Moviola, protagonista Maisto, che è stato atterrato secondo lo stesso giocatore in maniera fallosa in area, non è stato dello stesso avviso il direttore di gara, attenzione adesso il contropiede del San Nicolò che però viene fermato dall'intervento di un difensore della Vispesaro, si tratta di Caccioli nello specifico che è riuscito a indirizzare il pallone verso il suo portiere e quindi a interrompere l'azione biancazzurra. Dicevamo di quell'episodio da Moviola con Maisto atterrato in area, ci sono state le proteste da parte del giocatore biancazzurro, ma il direttore di gara ha lasciato proseguire senza ravvisare la massima punizione per la formazione di casa. Da annotare negli ospiti l'assenza importante di Ridolfi, il centrocampista che è stato messo fuori rosa per una settimana perché al rientro da un lungo infortunio si era rotto il crociato diversi mesi fa, a quanto ci risulta nella vittoria di domenica scorsa contro il Monticelli avrebbe reclamato un posto da titolare che Ridolfo poi non gli ha dato e quindi di conseguenza è stato una sorta messo di Pigliacelli bis società. Esattamente, per punizione è stato messo fuori rosa per una settimana, quindi salterà sia l'impegno odierno ovviamente sia quello di domenica prossima della Vispesaro. 27esimo, il gioco interrotto per un fallo, ci sono i sanitari della Vispesaro attorno a un giocatore, ti restituisco la linea sull'1-0 per la Vis. Grazie Ania. Dunque le prime tre, come avete visto, vincono tutte e tre in trasferta. Andiamo per qualche istante adesso al Barbati di Pescina per Nero Stellati Pineto, Roberta Di Sante. Roberta. Jacopo, siamo al 23esimo minuto qui al Barbati tra Nero Stellati e Pineto, sempre 0-0, una partita che finora non ha regalato grosse emozioni a dir la verità, uno 0-0 che matura in maniera corretta in questo momento perché effettivamente non ci sono state, esattamente un po' come domenica scorsa, il film è più o meno lo stesso per quanto riguarda la formazione di Daniele Amaulo, non ci sono state ancora occasioni né conclusioni nello specchio della porta quando ormai siamo giunti già al 24esimo minuto. I Nerostellati Prato non stanno cercando di fare al loro canto la partita, ma fino ad ora non sono riusciti ad impensierire Mazzocchetti in maniera concreta, se non con l'unico tiro al nono, questa conclusione dalla distanza di Pacella, che però Mazzocchetti ha controllato senza dover fare grossi sforzi. Dunque uno 0-0 che finora ci sta perché il campo non sta accadendo granché, la partita è equilibrata il Pineto non riesce finora a portare grosse pressioni, si lotta al centrocampo ma fino a questo momento è una partita abbastanza noiosa da questo punto di vista. Ricordiamo che il Pineto viene da 5 risultati utili consecutivi, quindi contro l'ultima della classe, seppur in un derby, dovrebbe cercare di conseguire il sesto venendo dalla vittoria di domenica contro il Fabriano Cerreto, cercare di mantenere appunto questo trend positivo, mentre i Nerostellati non hanno ancora mai vinto, ma finora insomma non stanno sfigurando contro questo Pineto. Siamo al 25esimo minuto, adesso la sfera è tra i piedi del portiere Nerostellato Parente, tra l'altro uno degli ex di questo incontro, gli altri sono di rosa, tutti nelle fila Nerostellate di rosa, Donatangelo che invece okay. È in panchina. Siamo sullo 0-0 quando siamo al 26esimo minuto, io ti restituisco la linea per ora, Jacopo, a te. Grazie, dunque partita non proprio esaltante quella del Barbati di Pescina tra Nero Stellati e il Pineto. Non ci sono ulteriori cambi di risultato nelle partite di Serie D, allora facciamo un rapido riepilogo di quella che è la situazione fino a questo momento con le vittorie del Matelica, della Vispesaro e della Vastese, tutte e tre fuori casa. Andiamo adesso a Campobasso a vedere come stanno andando le cose tra Campobasso e l'Aquila.
scorta di quello che è successo praticamente 10 giorni fa nelle Marche. Foggia Manzillo ha deciso di fargli fare l'attaccante. E allora adesso siamo sulla sinistra, c'è il contropiede aquilano e il calcio di punizione comandato per un fallo commesso da Bisceglia ai danni di Boldrini e calcio di punizione ingenuo, dice Luigi, ogni tanto ci scambiamo fuori audio qualche battuta, ingenuo Bisceglia, calcio di punizione, in effetti sono d'accordo con Luigi, calcio di punizione in favore dell'Aquila praticamente sulla parte sinistra del terreno di gioco, punizione interessante, la andiamo a seguire ovviamente in diretta, ci sono 5 giocatori con la maglia rossoblu, sono praticamente 3, 6, 8 quelli del campo basso con una mini barriera composta da Salim Ribeiro e da Agostino, parte il calcio di punizione, attenzione, svetta proprio il numero 2 Bisceglia, poi esce Landi con i pugni sul quale viene commesso fallo e diciamo meglio così perché stava per sfuggire la sfera al portiere del campo basso, ma il direttore di gara, che ricordo essere il signor Petrella della sezione di Viterbo, è andato praticamente ad accorgersi dell'accaduto, a interrompere il gioco e a segnalare un calcio di punizione in favore del campo basso. Lo va a battere lo stesso Landi, che serve il compagno vicino, vale a dire Del Duca. Abbiamo contato le partite di assenza di Del Duca ed sono state 4, quindi esattamente un mese fa ha giocato l'ultima gara Del Duca. Attenzione, adesso c'è questo lancio di Del Duca, poi la palla che rimbalza 2 volte davanti alla panchina del campo basso ed è in favore della squadra di Foggia Manzillo. Proprio davanti alla panchina rosso-blu può andare Lagnena a rimettere in gioco il pallone da Leone proprio verso Lagnena, poi sulla linea dell'out c'è Gerardi che cerca di accentrarsi, allarga il gioco per Sorrentino, buono il cross di Sorrentino, la palla che sta per uscire sul fondo la controlla un giocatore dell'Aquila, poi Bojo che, attenzione, sta per perdere il pallone in area di rigore, ha rischiato tantissimo l'Aquila, attenzione, molto alto il pressing da parte dei giocatori del campo basso, adesso l'Aquila sta orchestrando un contropiede, ma noi dobbiamo praticamente restituire la linea. Possiamo rientrare, dunque avete visto la pressione del campo basso, l'Aquila si difende e cerca comunque quando può di ripartire. Andiamo, ricominciamo il giro da Francavilla al Mare, Francavilla Vezzano, Paolo Renzetti, Paolo. Sì, grazie Jacopo, stiamo per toccare la mezz'ora di gioco, anzi la tocchiamo in questo istante perché il cronometro segna 29 minuti 30 secondi, dunque mezz'ora di gioco in corso, un quarto d'ora al termine del primo tempo, non si sblocca il punteggio di questo derby del Valle Anzuca tra Francavilla ed Avezzano rispetto al precedente collegamento, non ci sono da segnalare note di cronaca di una certa rilevanza con il Francavilla che da qualche minuto sta premendo con maggiore decisione, ma non ci sono stati però problemi in questo caso per l'estremo difensore della formazione marsicana Federico Fante. Attacca ancora il Francavilla, lo fa sul settore di sinistra con Youssef, controlla il pallone, 2 avversari su di lui, la sfera per Palumbo, si gira Palumbo, non sa chi dare il pallone, poi effettua un cross al limite dell'area di rigore per Zerbo che viene anticipato, può ripartire così la formazione ospite in avanti sul settore di sinistra con Michael Deramo, 2 avversari anche in questo caso sul giocatore avezzanese, scarica all'indietro per Bianciardi, poi il lancio in avanti in una zona dove non ci sono però giocatori dell'Avezzano, riparte Francavilla, perde però il pallone la formazione di casa, poi lo riconquista per un altro errore in diciamo in disimpegno da parte della formazione avezzanese, fasi di gioco piuttosto confuse perché anche il Francavilla nuovamente perso il pallone per la 3ª volta consecutiva con l'Avezzano che cerca di riportarsi in avanti, ma si riparte dal portiere Fanti che rimette il pallone in gioco con i piedi per Menna, il servizio per Lombardo, Menna tra l'altro protagonista, lo dicevamo in precedenza, di un'azione sospetta, dubbia in area di rigore dell'Avezzano, questo tocco con la mano giudicato evidentemente involontario dal signor Maurizio Barberio di Campobasso che sta dirigendo direi bene, mentre ora si porta in avanti il Francavilla in area di rigore della formazione avezzanese, viene però anticipato molto bene Zerbo da Menna e dunque la formazione ospite del presidente Gianni Paris che riparte in avanti, sono 32 minuti di gioco al Valle Anzuca, 13 primi al termine del primo tempo, si viaggia ancora sui binari della parità senza reti, Francavilla 0 Avezzano 0, a te la linea Jacopo.
Grazie Paolo, andiamo nelle Marche, a Monte San Giusto, San Giustese Vastese, Andrea Costantini. Andrea, che minuto siamo? Sì, 32esimo in corso, sempre San Giustese 0, Vastese 1, sta ricevendo il sesto gol in campionato di Leonetti, segnato all'11esimo. Il pubblico di casa ora si sta un po' spazientendo, perché davvero la San Giustese non riesce a trovare il modo di insidiare la retroguardia sempre altissima della Vastese. Poco fa c'è stato un calcio di punizione di Moccia, ma la palla è finita altissima sopra la traversa della porta difesa da Camerlengo. La Vastese in un paio di circostanze di rimessa sembrava poter fare male, ma ha sbagliato in fase di rifinitura. In particolare poco fa c'è stata una bella azione sulla destra di Stivaletta, ha chiesto il triangolo a Cristaldi, che però ha fallito nel restituire il pallone al centrocampista della squadra di Colavito. In precedenza sempre Stivaletta si era reso pericoloso con un sinistro dal limite dell'area, e poco dopo al 24esimo c'è stato un tiro di Fiore, che però è finito altissimo sopra la porta difesa da Chiodini. Ora attacca la San Giustese con la Ringe, che salta via Rocci, mette dentro il pallone in area Moretti, un cross, il colpo di destra di De Chiara, poi al volo Moccia, mischia che tira, poi ancora la Ringe, viene anticipato da Iarocci, calcio d'angolo, qui ha sofferto la Vastese, questo è il primo brivido corso dalla squadra di Colavito, una mischia, un batti e ribatti, è stato bravo la Ringe a scardinare la difesa della Vastese sulla sinistra, sul lato destro della Vastese, ha messo in mezzo un pallone, batti e ribatti, che dira, sembrava potesse calciare, anzi che dira, si pronuncia che dira, sembrava potesse calciare, è stato anticipato, poi l'ultimo tocco risolutore di Iarocci in calcio d'angolo, seguiamo questo corner. Sul punto di battuta va Moretti, alla mezza altezza, colpo di testa, Camerlengo la tiene là, colpo di testa di Scognamiglio ci pare, Camerlengo in due tempi è riuscito a bloccare il pallone, dunque prima vera opportunità, doppia opportunità per la San Giustese, prima una mischia sventata da Iarocci e poi sugli sviluppi del successivo corner calciato da Moretti, colpo di testa di Scognamiglio è parata in due tempi proprio sulla riga di porta di Camerlengo. Dunque, quando siamo giunti in questo momento al 34esimo del primo tempo, tiene il vantaggio di misura della Vastese, la firma è quella di Leonetti. Studio. Grazie Andrea, andiamo adesso a Morro d'Oro, San Nicolò Vispesaro, Ania Cantagalli, Ania. 38esimo ancora Vispesaro avanti 1-0 qui a Morro d'Oro sulla Virtus San Nicolò, ma qualche istante fa occasione clamorosa per i biancazzurri con Chiacchiarelli ancora da calcio di punizione, questa volta battuto defilato dalla sinistra, Chiacchiarelli ha indirizzato il pallone direttamente in porta, Marfella in qualche modo... Attenzione, scusa Ania, dobbiamo andare a Francavilla perché c'è il vantaggio del Francavilla. Paolo Renzetti, Paolo. Sì, un eurogol di Palumbo sulla respinta della difesa dell'Avezzano, il pallone è terminato sui piedi del giocatore francavillese Cosimo Palumbo, un tiro violentissimo al volo, pallone all'angolino, nulla da fare per Federico Fanti, incolpevole, l'estremo difensore della formazione avezzanese, imparabile il tiro del giocatore del Francavilla, squadra di casa che al 35esimo trova il vantaggio. Ora dunque a 10 minuti dal termine, cambiato il risultato, variato il punteggio, al Valle Anzuca Francavilla 1, Avezzano 0, il gol di Palumbo, a te la linea. Grazie Paolo, dunque cambia il risultato in uno dei due derby, vantaggio giallorosso del Francavilla con Palumbo che insomma ci ha abituato a gol di pregevole fattura. Torniamo adesso a Morro d'Oro da Ania Cantagalli. Ania. Sì, vi stavamo dicendo di quell'occasione di Chiacchiarelli, da calcio di punizione defilato dalla sinistra con Marfella, l'estremo difensore della Vispesaro, che in due tempi è riuscito in qualche modo a allontanare il pallone diretto in porta e poi con la complicità di un compagno di squadra la sfera è terminata in angolo. Ma qualche istante prima, al 35esimo, occasione per la Vispesaro di raddoppiare, buono punto questa volta in versione assistment per Baldazzi, e lo ha pescato in area, c'è stata una chiusura provvidenziale da parte di Ndiaye, che ha fatto la diagonale sull'attaccante marchigiano e lo ha chiuso quando praticamente stava per colpire a botta sicura in area piccola. 39esimo, quasi 40esimo, quarantesimo in questo momento qui a Morro d'Oro, sempre Vispesaro avanti 1-0 sulla Virtus San Nicolò. A te.
Grazie Ania. Allora facciamo un po' un resoconto di quelli che sono i risultati fino a questo momento in Serie D. 0-0 tra Campobasso e L'Aquila, stesso punteggio al Mancini di Castelfidardo tra il Castelfidardo e la Recanatese. Il gol di Gerevini per il Matelica sul Fabriano, dunque Fabriano 0, Matelica 1. Il gol di Palumbo, Cosmo Palumbo a Francavilla al Mare, per il momento sta decidendo uno dei due derby, quello tra Francavilla e Avezzano, con i padroni di casa che dunque sono in vantaggio per 1-0. 0-0 tra Monticelli e Jesina, così come al Barbati di Pescina tra Nero Stellati e Pineto, partita non esaltante, almeno come ci ha raccontato fino a questo momento Roberta Di Sante, da cui torneremo tra pochissimo. 0-0 anche tra Olimpia Agnonese e San Marino. Buono Cunto per il momento sta decidendo la gara di Morrodoro tra San Nicolò e Vispesaro, anche se avete sentito c'è stata un'occasione per Chiacchiarelli e anche la possibilità di un episodio che poteva cambiare probabilmente il corso di questo primo tempo in favore del San Nicolò, ma non è stato così. E poi il gol di Leonetti per il momento decide la partita tra San Giustese e Vastese. Torniamo al Barbati di Pescina per la partita Nero Stellati Pineto da Roberta Di Sante. Roberta. Jacopo, siamo al 38esimo minuto di questo primo tempo e pochi istanti fa c'è stata la prima vera grande occasione di questi primi 45 minuti ed è stata per i Nero Stellati. La squadra di Marzio è andata vicinissimo al vantaggio, clamoroso, bellissimo lo scambio tra Pacella e Cone per Isotti con il centravanti che incredibilmente si è mangiato un gol praticamente fatto calciando al lato. Dunque, squadra di casa che poi si gioca al Barbati di Pescina, vicinissima al gol che poi si è ripetuta anche al 36esimo con un'altra occasione, corner di Vitore Gerra di Del Gizzi, di poco al lato anche in questa occasione. Ancora nessun tiro nello specchio della da parte del Pineto. Se finora c'è una squadra che meriterebbe il gol, quella è la squadra pratolana quando siamo giunti al 39esimo minuto. Pineto finora irriconoscibile, ancora nessuna conclusione nello specchio della porta con Parente praticamente inoperoso fino a questo istante. In questo momento il gioco è fermo su rimessa laterale, no, su calcio di punizione che viene fischiato in favore dei Nero Stellati all'altezza del dischetto del centrocampo, prova a lanciare lungo proprio a servire Vitone, a servire Isotti, che però viene anticipato dall'uscita di Mazzocchetti. Adesso prova a far ripartire il Pineto, un Pineto finora troppo calmo, c'è ancora un errore, rimedia Pepe, ma la sfera viene recuperata ancora una volta dall'aggressiva squadra di Marzio. Poi provano ancora uno scambio, ma in questo caso Del Gitti si porta la sfera direttamente in palo laterale. E allora quando siamo giunti al 40esimo 0-0 il risultato ancora, e io ti restituisco la linea a te, Jacopo. Grazie Roberta, e allora facciamo un piccolo salto a Campobasso, poi ricominceremo da Francavilla e Monte San Giusto per vedere invece come stanno andando i rossoblù di Battistini. Ascoltiamo da Gianni Bruno. Salvataggio incredibile da parte di Bisceglia, davvero L'Aquila vicinissima al gol dello 0-1, davvero su un lancio in profondità. Attenzione, rientriamo perché c'è il pareggio dell'Avezzano, Paolo Renzetti, Paolo.
Il pareggio della formazione ospite, Eurogol, anche in questo caso di Dos Santos, pallone all'incrocio dei pali, nulla da fare per Valerio Spacca, festa grande in questo caso sotto la curva nord dove si trovano gli ultra avezzanesi, dove sono andati a festeggiare i tifosi in maglia bianco-verde, dunque è durato poco il vantaggio del Francavilla, 5 minuti perché dopo la rete di Palumbo al 35esimo, al 40esimo è arrivato il pareggio della formazione ospite con Dos Santos a 4 minuti ora. Siamo al 41esimo dalla fine del primo tempo. Parità, Francavilla 1, Avezzano 1, a te la linea. E pareggio, grazie Paolo, pareggio anche della San Giustese contro l'Avastese. Andiamo da Andrea Costantini. Andrea. Sì, il pareggio di Scognamiglio al 41esimo. In effetti è una fase positiva questa per la San Giustese, che ha trovato la via del pareggio sugli sviluppi di un calcio piazzato di Moccia, la battuta molto morbida verso il secondo palo. Ho avuto la sensazione che un difensore della Vastese, probabilmente Iarocci, abbia un po' sottovalutato la traiettoria del pallone facendola passare alle sue spalle, ma alle sue spalle è sbucato Scognamiglio, che ha colpito la palla in maniera sporca con il piattone e la palla è schizzata sul terreno di gioco, si è impennata e ha scavalcato Camerlengo, che si è protreso in tuffo, probabilmente anche toccato il pallone, la palla ha picchiato contro la parte interna del palo e si è insaccata. Dunque disattenzione difensiva della Vastese, bravo Scognamiglio in questo inserimento sulla punizione di Moccia, e dunque il punteggio torna in parità quando siamo ora al 42esimo del primo tempo. San Giustese 1 Vastese 1 al gol di Leonetti, finito all'undicesimo, risposto al 41esimo. Scognamiglio, studio. Grazie Andrea, andiamo a Morro d'Oro da Ania Cantagalli. Ania. Sì, perché si è chiuso qualche istante fa il primo tempo con la Vispesola avanti 1-0 sul San Nicolò, e al 43esimo occasione clamorosa che fa il paio con quella di Chiacchierelli, questa volta però per i marchigiani, con una discesa sulla destra di Baldazzi quasi indisturbata, che ha messo in mezzo per Olcesi, girata di prima intenzione dell'ex Teramano, e Dostiglio con la pubblicità del palo è riuscito in qualche modo a fermare il pallone, a dire il raddoppio da parte della Vispesola. È stata l'ultima occasione degna di nota qui a Morro d'Oro, un San Nicolò che ci ha provato soprattutto da calcio di punizione in due occasioni con Chiacchiarelli, clamorosa la seconda occasione con una parata, una doppia parata in qualche modo di Marfella. San Nicolò che comunque deve sicuramente fare qualcosa in più nel secondo tempo per cercare di ribaltare la gara. A te. Grazie Ania, dunque finisce il primo tempo con la Vispesaro in vantaggio 1-0 sul campo del San Nicolò. Torniamo al Barbati di Pescia da Roberta Di Sante per qualche istante, perché poi andremo a Campobasso. Roberta. Jacopo, siamo al 43esimo, c'è stata ancora un'azione da parte dei nerostellati Pratola al 41esimo, un'azione in velocità con Cone che se n'è andato sulla destra, poi è arrivato sul fondo e con Mazzocchetti fuori dai pali ha calzato la posizione defilata, non si era avveduto il giocatore in numero 27, che nel frattempo a centro area c'era Pacella tutto solo a cui poteva dare indietro la sfera. La palla è terminata sul fondo, forse poteva essere sfruttata meglio questa occasione, la terza, ma intanto c'è un diagonale dalla parte opposta del primo tiro da parte del Pineto nello specchio della porta, un diagonale da parte di Pezzotti al 44esimo minuto di questo primo tempo con la parata a terra di Parente. Vi dicevo dunque poteva essere sfruttata meglio questa occasione, ma Cone non aveva visto il compagno arrivare e quindi la sfera da posizione defilata è terminata oltre il legno trasversale della porta difesa da Mazzocchetti. Intanto prova ancora la formazione di Ok, dobbiamo rientrare, perdonami Roberta, dobbiamo rientrare perché dobbiamo andare a Campobasso per Campobasso L'Aquila. Tra poco torniamo da te, da Gianni Bruno. Di nuovo buon pomeriggio Gianni. E l'Aquila con una rimessa laterale che sta battendo la squadra aquilana. C'è stata una fase iniziale favorevole al Campobasso con i sareti avute tutte, come è stata quella probabilmente in piedi di Fabrizi dell'Aquila, il quale ritrovatosi a tu per tu con il portiere del Campobasso è andato. Abbiamo dei... Noi non sentiamo bene Gianni, probabilmente qualche problema con la linea telefonica. Gianni, mi senti?
Ti senti tu da Stratana? Molto male, devo dire la verità. Torneremo magari a fine primo tempo a Campobasso per che insomma ci sono evidenti problemi di linea con la linea telefonica. Torniamo allora al Barbati per 30 secondi per chiudere il collegamento, perché prima l'ho interrotto bruscamente con Roberta Di Sante. Roberta, 30 secondi perché poi dobbiamo ricominciare Francavilla e Vasto. Non ti preoccupare Jacopo, solo per finito il primo tempo, un primo tempo sicuramente meglio giocato, la fortuna è stata là, è stato un netto irriconoscibile, ti restituisco la linea però. Grazie, grazie Roberta. Francavilla al mare, Francavilla Vezzano, Paolo Renzetti, Paolo. Dopo un solo minuto di recupero, squadre negli spogliatoi sul risultato di parità, Francavilla 1, Avezzano 1, è accaduto tutto nel giro di 5 minuti, al 35esimo il vantaggio dei padroni di casa con Palumbo, al 40esimo il pareggio della formazione ospite con Dos Santos a terra linea. Andiamo a Monte San Giusto, San Giustese Vastese, Andrea Costantini, Andrea. Sì, è finito il primo tempo, 1-1 tra San Giustese e Vastese, diciamo subito che il parziale è giusto, meglio la Vastese all'inizio, meglio la San Giustese alla fine del primo tempo, diciamo che la Vastese ha il rammarico di non aver sfruttato il momento positivo, il momento in cui era in controllo della partita, permesso alla San Giustese di entrare nella gara e poi dopo un'occasione mancata la San Giustese ha trovato il pareggio in via meritata. Ricordiamo all'11esimo il gol di Leonetti per la Vastese su splendido assist di Fiore, il pareggio della San Giustese con Scognamiglio al 41esimo sugli sviluppi di una punizione calciata da Moccia. Studio. Dunque, finito il primo tempo anche a Villa San Filippo di Monte San Giusto con il risultato di 1-1. Vediamo i risultati di questo primo tempo. Non si è segnato tantissimo. Campobasso L'Aquila 0-0, ma come ci stava raccontando prima in collegamento, prima che cadesse Gianni Bruno, L'Aquila è andata veramente vicina al gol con Fabrizi. Poi Castelfidardo Recanatese 0-0, Fabriano Matelica 0-1, Francavilla Vezzano 1-1, Monticelli Esina 0-0, Nero Stellati Pineto 0-0, Agnonesi San Marino 0-0, il vantaggio della Fispesaro sul San Nicolò 1-0, San Giustese Vastese 1-1. Dunque, a parte Vispesaro e Matelica, stanno tutte pareggiando e allora vedete che la classifica si modifica, ma solo in alto con il Matelica e la Vispesaro che viaggiano a marce sostenutissime. Speriamo che la Vastese possa riuscire a ricucire nel secondo tempo. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco i secondi tempi delle partite di Serie D. Di nuovo insieme, secondi tempi che stanno per ricominciare. Intanto facciamo un salto proprio al nuovo Romagnoli di Campobasso da Gianni Bruno, perché prima insomma la linea disturbata non ha favorito il collegamento. Di nuovo buon pomeriggio Gianni, ci raccontavi prima della più nitida occasione per L'Aquila in questi primi 45 minuti. Sì, innanzitutto Jacopo, spero mi sentiate meglio. Sì, adesso meglio. Molto molto bene. Perfetto, il secondo tempo è ripreso da 30 secondi 0-0 fra Campobasso e L'Aquila e stavo raccontando l'occasione del 32esimo capitata sui piedi di Luca Fabrizi, il quale ha colpito sporco solo davanti al portiere del Campobasso Landi e c'è stato un miracoloso salvataggio da parte di Bisceglia che così ha sventato quello che era sicuramente un 1-0 per la formazione di Pierfrancesco Battistini. Non ci sono stati cambi, almeno questa è la primissima impressione che abbiamo, né da parte del tecnico del Campobasso Foglia Manzillo né da parte di quello aquilano. L'Aquila che ha esercitato sicuramente una degna opposizione. Adesso c'è Boldrini, tra l'altro l'ex di turno, la palla per Riboso poi fatta proseguire per Siero, su Sieno, chiedo scusa, sulla faccia sinistra, poi ancora l'appoggio per il numero 4 Sperry che va ad allargare sulla fascia destra, poi la palla
restituita per Rucci, il campo basso è tutto rintanato nella sua metà campo, cerca adesso di uscire ma l'azione è condotta dall'Aquila, adesso riconquistato il pallone dalla squadra locale con Salim Ribeiro che ha lanciato Leone, poi la palla riconquistata ancora da Salim Ribeiro del campo basso che è andato ad allargare il gioco a sinistra per Sorrentino, ancora Sorrentino che punta l'uomo ancora in verticale, c'è Gerardi in area di rigore, viene messo a terra alla testa del limite dell'area stessa, non c'è fallo, dice il direttore di gara che ricordo essere il signor Petrella di Viterbo. Ti restituisco la linea perché sta succedendo poco anche in questo secondo tempo, Jacopo, 2 minuti 10 secondi, 0-0 a Selvapiana fra Campobasso e L'Aquila, a voi. Grazie, grazie Gianni. Intanto, come vi dicevamo, nel finale di primo tempo è stato anche il raddoppio del Matelica sul campo del Fabriano Cerreto da Pollonia per il raddoppio matelicese dopo il vantaggio iniziale di Gerevini. E dunque allunga ancora la capolista Matelica, adesso si mette in posizione di relativa sicurezza rispetto ovviamente alla gara di oggi, non alla classifica. Ricominciamo il nostro giro dei campi, ripartiamo da Francavilla al Mare, da Francavilla a Vezzano, primo tempo che si è chiuso sull'1-1. Paolo Renzetti, Paolo. 2 minuti di gioco nel corso della ripresa, attacca il Francavilla in area di rigore dell'Avezzano, perde però il pallone, l'attimo propizio Zerbo per un'eventuale conclusione con la difesa avezzanese che rinvia il pallone che termina in fallo laterale. Non ci sono state sostituzioni, Jacopo, dunque in campo gli stessi 22 che avevano dato inizio a questa partita, lo ricordiamo, diretta dal signor Maurizio Barberio della sezione di Campobasso, i due assistenti marchigiani Marco Santarelli di Ancona e Michelangelo Cardinaletti di Iesi. Ora il gioco è fermo perché c'è un calcio di punizione in favore della squadra di casa, il Francavilla, che aveva trovato il vantaggio nel primo tempo al 35esimo con Palumbo, che si è fatto raggiungere però l'11 di casa dalla squadra ospite con il pareggio di Dos Santos al 40esimo, quasi 41esimo minuto di gioco. Due bei gol, due reti di ottima fattura da parte dei due giocatori delle due squadre, è proprio a sancire questo risultato, fino a questo momento una gara equilibrata che non ha visto, diciamo, la predominanza e la supremazia di una squadra sull'altra. Ora è l'Avezzano che manovra con il capitano Menna, siamo nella metà campo della formazione marsicana, lo scambio con Besana, il lancio in avanti di Besana nella zona Pellecchia che viene però anticipato, dunque il Francavilla che può riportarsi in avanti. Siamo giunti al terzo minuto nel corso della ripresa, un solo ammonito, si tratta di Mancini del Francavilla fino a questo momento, linea che può tornare allo studio. Grazie Paolo, adesso andiamo nelle Marche a Monte San Giusto per vedere se è ricominciato il secondo tempo tra San Giustese e Vastese, anche qui primo tempo che si è concluso sull'1-1. Andrea Costantini, Andrea. Si gioca da 5 minuti in questa ripresa qui al Villa San Filippo, sempre 1-1 tra San Giustese e Vastese, le reti nel primo tempo all'11esimo di Ronetti, al 41esimo di Scognamiglio, Scognamiglio che ci ha riprovato al secondo della ripresa con un tiro che è stato deviato in calcio d'angolo da un difensore della Vastese, ovvero Amelio, e poi poco dopo punizione da dimenticare calciata dallo specialista Nicola Fiore ma da notevolissima distanza, palla altissima, si scaldano praticamente tutti gli effettivi a disposizione di Colavitto, ovvero Bagaglini, Lombardo, Casciani, Lucciarini, Bittaia, Napolitano, Colitto e Alberico. Anche sulla panchina della San Giustese sono in 5 a fare il riscaldamento. Io ricordo che nel primo tempo che è stato un solo ammonito il difensore esterno della Vastese è dichiara. Ora Chiodini che si occupa di un rinvio dal fondo, la palla che piove oltre il cerchio di centrocampo, Fiora che dira, alle sue spalle c'è Iarocci che non è perfetto nel rinvio, Iarocci probabilmente in parte colpevole sul gol di Scognamiglio, avendo sottovalutato la punizione di Moncia, la palla è sfilata sopra la sua testa e alle sue spalle è sbucato Scognamiglio che seppur colpendo in maniera sporca ha trovato il gol del pareggio. Ora viene atterrato sulla tre quarti della Vastese il numero 11 Leonetti, proprio l'autore del gol del vantaggio della Vastese, calcio di punizione per la squadra di
con la vista seguiamo gli sviluppi di questa azione. Prima di ridare la linea allo studio, la palla viene portata avanti da Biscardi che allarga sulla destra dove c'è Fiore, all'indietro per Janocci e viene pressato, allora chiede aiuto a Biscardi, questi a Pizzutelli, elude il pressing di Monetti, esce anche Scognamiglio su di lui ma si libera del pallone. Ora la Vastese che ci prova con De Feo che si è centrato, Leonetti al limite, palla dentro, buona per Cristaldi, c'è la copertura di Eno proprio davanti a Chiodini. Allora calcio d'angolo per la Vastese, vediamo anche questo corner, vediamo gli sviluppi di questo corner. Bella la trama della Vastese con la palla dentro di De Feo per Cristaldi, la chiusura di Eno. Intanto c'è anche il primo cambio della partita, sta per entrare con il numero 13 Calamita nella San Giuseppe. Calamita che si scalda praticamente dalla metà del primo tempo, esce Moretti, dunque entra un difensore, esce un trequartista. San Giuseppe che gioca con il 4-2-3-1 e Moretti era l'uomo a ridosso della punta. Che dire, vediamo come si risistemerà la squadra di Senigalliesi. Ora il giocatore neoentrato va nel cuore dell'area di rigore proprio per questo corner, battuto corto però da Leonetti per Fiore. Fiore palla sul sinistro, il cross basso, mischia sotto porta, nessun giocatore della Vastese trova il tocco risolutore proprio nell'area piccola. Ancora la Vastese che insiste con De Chiara, il cross morbido, la palla che non viene deviata da Biscardi che era in avanti scoperta, allora può uscire, palla al piede De Reggi. Allora siamo giunti in questo momento al minuto numero 8 della ripresa, 1-1 tra San Giuseppe e Vastese. Studio. Grazie Andrea. Dunque, sempre 1-1 tra San Giuseppe e Vastese. Andiamo al Barbati di Pescina, dove c'è il secondo derby di giornata, quello tra Nero Stellati e Pineto. Roberta, nel primo tempo insomma ci hai descritto una partita non proprio emozionante, con un Pineto decisamente sottotono. Come è iniziata la ripresa? Siamo sempre sullo 0-0 Jacopo, quando si gioca ormai da 8 minuti questo secondo tempo. C'è stato un calcio di punizione proprio in avvio, conquistato da Gragnoli e battuto da Bisegna, punizione a giro dal vertice sinistro dell'area che ha sorvolato di poco il 7, con il Pineto che adesso prova a portare un po' di pressione sulla tre quarti campo nerostellata. Al settimo c'è stato un altro coso, gli sviluppi di un corner, la sfera è carambolata poi sul campo di Pomante che però non è riuscito a trovare la giusta deviazione. Adesso c'è un altro calcio di punizione per la formazione guidata da Daniele Amauro, che sta provando a reagire ad un primo tempo decisamente sottotono. Siamo a circa 25 metri dalla porta, difesa da Gianluca Parente, sulla sfera, posizione centrale, dunque una buona posizione sia per il sinistro di Bisegna che per il calcio potente di Pezzotti. Dovrebbe essere il numero 10 però a battere questo calcio di punizione, così come ci ha provato prima. È tutto pronto, sistema la barriera, invece no, va Pezzotti, mi smentiscono, ci arriva con la punta delle dita e poi c'è il gol, però annullato per fuorigioco, era andato a ribadire in rete, dovrebbe essere Esposito, però era in posizione di fuorigioco il centrocampista del Pineto, dunque tutto da rifare, nulla di fatto, ha calciato la punizione potente Pezzotti, ci è arrivato proprio con la punta delle dita Parente, la palla però è rimasta lì, Esposito ha ribadito in rete ma la sfera ma era in posizione di offside, dunque annullato questo gol. Ma ancora il Pineto che adesso prova in avanti, ancora incursione di Pezzotti, messa in mezzo, Parente anticipa ancora una volta Esposito, dunque siamo al decimo minuto, sempre 0-0, una reazione prova il Pineto ad averla. Io per ora ti restituisco la linea, Jacopo. Grazie Roberta, vantaggio dell'Olimpia Agnonese con Santoro sul San Marino, dunque Olimpia Agnonese 1, San Marino 0. Andiamo a Morrodoro adesso,
per il secondo tempo di San Nicolò Vispesaro. Agnia Cantagalli, Agnia, a te. Quarto d'ora di gioco, Vispesaro sempre avanti 1-0 qui a Moro d'Oro sulla Virtus San Nicolò per effetto del gol messo a segno nel primo tempo da Buonocunto, ma formazione di Riolfo già pericolosa in tre occasioni in questo primo quarto d'ora di gioco. Al secondo minuto Baldazzi ha messo in mezzo dalla destra per Olcese, che col mancino sul secondo palo ha colto in pieno il palo esterno alla sinistra di Destiglio, quindi secondo palo per la formazione marchigiana dopo quello colto sul finire della prima frazione. 30 secondi dopo ancora Olcese, dagli sviluppi di un calcio d'angolo ha indirizzato il pallone di testa verso la porta, difesa da Destiglio, ma ha trovato vicino al palo lontano Chiacchierelli in posizione provvidenziale ad allontanare la sfera. E ancora Vispesaro poco fa con Baldazzi, che è stato più furbo di Belcev, gli ha rubato il pallone, si è involato verso la porta biancazzurra ma ha sparato alto da buona posizione, graziando quindi ancora il San Nicolò, che ha provato una reazione dopo le prime due occasioni della Vispesaro, ma due occasioni buone per i biancazzurri sono state fermate dal secondo assistente per una posizione di offside. Almeno nel carattere un principio di reazione si è visto. Adesso però la Vispesaro è tornata in possesso del pallone, sta gestendo la sfera, provando appunto a concretizzare le numerose occasioni, le tre occasioni già avute fino a questo momento. Campanile sta facendo scaldare alcuni uomini vicino alla panchina, probabilmente ci sarà qualche cambio da parte dell'allenatore biancazzurro, perché ovviamente c'è bisogno di una sterza. L'abbiamo già detto per quanto riguarda i risultati finora raccimolati, soprattutto nell'ultimo periodo da parte della formazione di Campanile. Sedicesimo qui a Morro d'Oro, ancora avanti 1-0 sul San Nicolò. A te. Grazie Agnia. Dunque, vediamo un po' come si stanno sviluppando i secondi tempi. Insomma, non è cambiato tantissimo, fatto salvo il vantaggio, come vedete, dell'Olimpia Agnonese, il gol di Santoro sul San Marino. Rimangono sullo 0-0 sia la partita di Campobasso, tra Campobasso e L'Aquila. Vi segnalo, nell'Aquila prima sostituzione all'undicesimo della ripresa, fuori Boldrini, dentro Padovani per la formazione di Battistini. 0-0 anche a Castelfidardo, tra Castelfidardo e Recanatese. Doppio vantaggio del Materica 2-0 sul Fabriano Cerreto, 1-1 tra Francavilla e Avezzano, 0-0 tra Monticelli e Iesina, e tra Nero Stellati e Pineto. Vantaggio dell'Agnonese, come detto, sul San Marino, vantaggio anche della Vispesaro sul San Nicolò, che è stato anche il primo gol di giornata, e poi pari tra San Giustese e Vastese. Ricominciamo da Francavilla al Mare per Francavilla Avezzano. Paolo Renzetti, Paolo. Sì, grazie Jacopo. Sono 13 minuti di gioco in questo istante nella ripresa, sempre 1-1 tra Francavilla ed Avezzano, ma nel periodo non collegato entrambe le squadre sono andate vicine al vantaggio. Ci ha provato prima all'ottavo minuto la formazione ospite con un lancio in area di rigore per Dos Santos, che quasi al momento della conclusione è stato anticipato in uscita disperata dal portiere della formazione di casa Valerio Spacca, che ha salvato porta e risultato. La risposta davvero altrettanto pericolosa del Francavilla è arrivata due minuti dopo ed è stata tutta per Micciche, sicuramente il più pericoloso in casa francavillese. Micciche ha ricevuto palla sul tre quarti, ha guardato il portiere Fanti, ha mirato all'incrocio dei pali, conclusione velenosa, miracolo del portiere marsicano classe 89, che ha deviato il pallone davvero con la punta delle dita in calcio d'angolo. Dunque due grosse emozioni in questa prima parte di ripresa. E a proposito di secondo tempo, Jacopo, andiamo anche ad aggiornare il tabellino per quanto riguarda i cambi, perché ce ne sono stati due, entrambi nella formazione. Paolo, ti interrompo, c'è calcio di rigore per il Pineto al Barbati di Pescina. Andiamo subito da Roberta Di Sante. Roberta. Sì, Pezzotti è stato messo giù, tirata la maglia, la trattenuta da parte di Valente mentre stava entrando in area. Il direttore di gara di Cicco ha decretato la massima punizione quando siamo al 14° minuto. Va lo stesso Pezzotti, intuisce ma non arriva, gol del Pineto su calcio di rigore firmato da Marco Pezzotti. Dunque cambia il risultato al Barbati di Pescina al 15°.
della ripresa, il gol porta la firma di Pezzotti su calcio di rigore, su di lui il fallo commesso da Valente. Per ora ti restituisco la linea, Jacopo. Tra poco torniamo da te, Roberta, finiamo il collegamento con Francavilla al Mare da Paolo Renzetti. Paolo. Sì, avevo, Jacopo, praticamente concluso, stavo solo raccontando e dicendo di due sostituzioni, entrambe in casa avezzanese, con l'ingresso in campo all'ottavo minuto di Tariuk per Lombardo e di Acatullo per Pellecchia. Quarto d'ora di gioco al Vallenzuco, 1-1 tra Avezzano e Francavilla. In questo istante arriva la seconda ammonizione della gara ai danni, in questo caso, del capitano della formazione avezzanese, Menna. Te la linea. E allora torniamo proprio al Barbati di Pescina, dove è cambiato il risultato. Il rigore di Pezzotti sblocca la partita tra Nero Stellati e Pineto. Torniamo da Roberta Di Sante. Roberta. Sì, siamo appunto al sedicesimo minuto, dunque 0-1 cambia il risultato con questo calcio di rigore. C'era stata un gol annullato pochi istanti fa, proprio a partito da una punizione battuta dai 25 metri proprio da Pezzotti. Parente c'era arrivato solo con la punta delle dita, poi Esposito aveva ribadito in rete, ma in posizione di offside il direttore di gara ha annullato il gol. Gol che è arrivato su un episodio, e forse solo così si poteva sbloccare questa partita, visto l'andazzo del primo tempo. L'episodio è arrivato a favore del Pineto. C'è stata una trattenuta da parte di Valente proprio pochi passi dopo la linea che definisce l'area di rigore. C'è stata questa incursione dello stesso Pezzotti, con Valente che lo ha tirato giù. Il direttore di gara ha decretato la massima punizione. Che sensazione hai avuto sul fallo da rigore, Roberta? Insomma, il fallo che c'era? Dalla nostra postazione io ho visto questa maglia tirarsi, quindi penso che ci fosse. Poi magari nelle immagini mi smentirà questa sera, no, però, vabbè, certo. La sensazione è chiaro dal campo è un'altra cosa, ecco. Assolutamente. A prima vista mi è sembrato che ci fosse. Perfetto, grazie Roberta. Andiamo adesso a Monte San Giusto, San Giustese Vastese. Andrea Costantini, Andrea. È in corso il 19esimo, sempre 1-1, ma poco fa gran bella azione della San Giustese che ha sfiorato il vantaggio al decimo minuto. Moccia per inserimento sulla destra di Plesmans, cross basso all'altezza del secondo palo, in scivolata che dira praticamente a porta vuota, ha alzato la mira. Sarebbe stato un gol molto bello della San Giustese. Poi i cambi, vi abbiamo raccontato l'uscita di Moretti, l'ingresso di Calamita nella San Giustese all'ottavo minuto. All'undicesimo è entrato Cesca al posto di Moccia, e poi a sorpresa nella Vastese al sedicesimo è entrato Bittaie al posto di Fiore, che non aveva particolarmente brillato, anche se da una sua invenzione era nato il gol del vantaggio. Non so se Fiore non stia bene, abbia chiesto lui il cambio, perché sembra strano per la Vastese sull'1-1 togliere uno dei giocatori di riferimento. Ora nella San Giustese Calamita agisce sulla destra del settore d'attacco, c'è Presmans che è stato avanzato trequartista, Cesca gioca mediano al fianco di Scognamiglio. Punizione per la Vastese, va Pizzutelli, palla in mezzo che viene corretta da Presmans, poi sul pallone arriva meglio, la gira, palla in rete, ma fuori gioco probabilmente di Viscardi, che stava risalendo ed era in effetti sulla traiettoria, ma Amelio ha fatto partire un tiro cross che ha attraversato tutta l'area, e prima di intaccarsi Viscardi, che era sulla traiettoria, ha allargato le gambe facendo passare il pallone che si è infilato alla sinistra del portiere, ma c'è stata la segnalazione dell'assistente che ha segnalato il fuorigioco. Non ci sono state proteste dei giocatori della Vastese, però segnaliamo questo tiro cross di Amelio che era finito in fondo al sacco ma annullato per posizione di fuorigioco, considerata a mio avviso giustamente come attiva di Viscardi che proprio domenica scorsa aveva segnato il primo e il secondo gol nella goleada ai danni dei nerostellati. Ancora la Vastese in zona d'attacco, seguo questa azione prima di ridare la linea allo studio. Palla persa dalla Vastese e ora avanza Laringe, giocatore tra i più pericolosi della San Giustese, cambia fronte, c'è Calamita ora sulla destra, si sovrappone Marfella, Calamita scambia proprio con Marfella,
Marfella però torna indietro, molto indietro da riparte addirittura di Patrizzi, difensore centrale. Allora può risalire un po' la Vastese in pressione, manovra ora sulla destra la San Giustese, Scognamiglio sventaglia dalla parte opposta per Chedira, c'è l'uscita di Camerlengo che in due tempi blocca il pallone. 21 minuti sono trascorsi nella ripresa, sempre 1-1 tra San Giustese e Vastese. Studio. Grazie Andrea. Certo che tra calamita e laringe, insomma, la San Giustese ha dei giocatori quantomeno con dei cognomi particolari. Torniamo adesso a Morro d'Oro per la partita tra San Nicolò e Vispesaro. Ania Cantagalli, Ania. 25esimo ancora Vispesaro avanti 1-0, ma San Nicolò e soprattutto Chiacchiarelli che su due calci di punizione anche in questo secondo tempo ha messo in difficoltà la retroguardia della Vispesaro. La prima volta al 18esimo c'è stato probabilmente un tocco con i polpastrelli da parte di Marfella per indirizzare il pallone calciato da punizione dai 20 metri centrali di Chiacchiarelli sulla traversa a salvare appunto porta della Vispesaro e poi di Benedetto da due passi con un colpo di testa indirizzato incredibilmente alto sulla ribattuta. Campanile ha già effettuato un cambio, Massetti al posto poco fa di Tedesco, 4-2-4 quindi per il San Nicolò, e proprio Massetti qualche istante dopo il calcio di punizione di Chiacchiarelli ha indirizzato un diagonale sul palo lontano di Marfella, ma il pallone si è spento sul fondo. Qualche istante fa secondo calcio di punizione di Chiacchiarelli, ancora una volta indirizzato verso la porta, eravamo però un pochino più distanti dai 25 metri, leggermente defilati sulla sinistra dalla porta difesa da Marfella. Lo stesso Marfella in qualche modo ha allontanato la sfera e sulla ribattuta non c'è stato nessuno dei giocatori del San Nicolò pronto a indirizzare il pallone verso la porta, quindi Chiacchiarelli è il pericolo numero uno per la Vispesaro. Da quando è iniziata questa partita qui a Morro d'Oro è chiaro che però dal punto di vista della manovra i biancazzurri devono provare a costruire qualcosa in più, soprattutto sulla destra, con le discese di Indiae sono molto più pericolosi. Adesso c'è un brutto fallo subito da Maisto da parte di Ficola, non c'è però nessuna decisione da parte del direttore di gara, con Maisto che si tiene la nuca ancora a terra, non c'è nessun provvedimento però da parte del direttore di gara, con i giocatori di San Nicolò che hanno circondato il direttore di gara chiedendo perlomeno il cartellino giallo. Non è dello stesso avviso il signor Gioviani di Termoli, c'è però ancora a terra Maisto, sono adesso anche i sanitari del San Nicolò per prestargli le cure necessarie tra le proteste dei suoi compagni di squadra. 27esimo ancora vista avanti 1-0 a Morro d'Oro. A te. Grazie Ania. Facciamo un piccolo resoconto di come stanno andando le cose. Ecco qua, non si è segnato tantissimo a dir la verità in questa decima giornata di campionato. 3-0-0, il Materica sempre in doppio vantaggio a Fabriano per 2-0, pari tra Francavilla e Avezzano, e poi il vantaggio del Pineto che è arrivato qualche istante fa con il rigore trasformato da Pezzotti, il vantaggio dell'Olimpia Agnonese contro il San Marino, quello della Vispesaro sul campo del San Nicolò, e poi il pareggio tra San Giustese e Vastese. Avete sentito poco fa anche la sostituzione, è uscito Nicola Fiore che potrebbe, secondo probabilmente quello che ha intuito Andrea Costantini, forse avere anche qualche piccolo problema. Andiamo al nuovo Romagnoli di Campobasso per qualche minuto da Gianni Bruno. Campobasso L'Aquila, tutto bene o quasi fino ai 16 metri e poi ma poi questo è anche un qualcosa di rischioso perché lo abbiamo visto contro il San Nicolò, che praticamente è stata una squadra... e quindi c'è anche il rischio di poi di subire gol e quindi perdere le partite. Allora siamo praticamente a metà secondo tempo, 25 minuti, si rimane sullo 0-0 e praticamente ha estromesso le punte il tecnico ospite Pierfrancesco Battistini, levando, attenzione, posizione irregolare adesso di Padovani, Ettore Padovani, che ricordiamo qualche anno fa anche alla San Benedettese, così come l'entrato di Paolo ricordiamo alla Miternina. Calcio di punizione in favore del Campobasso con Del Duca che va a sventagliare verso Sorrentino, sulla parte sinistra del terreno di gioco. Sorrentino è costretto a retrocedere il pallone verso Lanniena che poco fa ha avuto un... Ok, possiamo rientrare dicendovi, dandovi una
novità a Castelfidardo. Castelfidardo in inferiorità numerica contro la Recanatese poco fa, è stato espulso Di Natale. C'è ancora il collegamento con Campobasso, possiamo tornare lì allora per qualche istante. Ignorato dai giocatori, dai suoi compagni di squadra, nel frattempo rientriamo perché c'è il raddoppio del Pineto. Roberta Di Sante, Roberta. Sì, al 25esimo il Pineto si porta sullo 0-2, il raddoppio porta la firma del capitano Marco Pomante, venuto di nuovo su un calcio piazzato dagli sviluppi del corner in questo caso, quindi dunque un altro calcio da fermo, corner battuto da Bisegna sul secondo palo, ad andare più in alto di tutti è Pomante che la piazza di testa ad incrociare all'angolino opposto alle spalle di Parente. Dunque quando siamo al 25esimo cambia ancora il risultato al Barbati di Pescina, 0-2 in favore della formazione di Daniele Amaulo. Grazie Roberta. Dunque doppio vantaggio del Pineto sul campo del Nero Stellati Pratola. Torniamo adesso a Francavilla al Mare per Francavilla Avezzano. Paolo Renzetti, Paolo. Eccoci qui Jacopo, siamo al 26esimo nel corso della ripresa, sempre 1-1 lo ricordiamo tra Francavilla ed Avezzano, i gol entrambi segnati nel primo tempo, al 35esimo da Palumbo per il vantaggio locale, al 40esimo da Dos Santos per il pareggio della formazione marsicana. In questi ultimi minuti non è accaduto molto, a fare notizia solo le sostituzioni, perché dopo le due operate da Giampaolo c'è stato un doppio cambio anche in casa giallorossa, con Dipinto che ha preso il posto di Mele, e poi qualche istante fa Galli che è entrato invece in campo per Gabriele Zerbo, e poi è arrivata anche la terza sostituzione per l'Avezzano con Scutti che ha rilevato Cerone. In campo sta accadendo poco in questi minuti, abbiamo già superato tra l'altro la metà di questa ripresa, squadre che stanno anche un po' tirando il fiato quando siamo giunti al 27esimo. Vi dicevo in precedenza, nel corso del precedente collegamento, anche dell'ammonizione di Menna, parità oltre che nel risultato anche per quel che riguarda i cartellini gialli, uno per parte, Mancini nel Francavilla e Menna nell'Avezzano. Il Francavilla che manovra sul settore di sinistra con l'ex pescarese Emanuele Sembroni, il pallone per Youssef che scambia con Palumbo, cambia gioco Palumbo dalla parte opposta per Mancini, si porta in avanti la formazione in maglia biancorossa il Francavilla, Mancini che è costretto a dare indietro per Romeo che scambia con l'ex lancianese Amenta, Francavilla che ha qualche difficoltà a superare la munita retroguardia marsicana. Ora un lancio in avanti sulla sinistra per Youssef, il cross in area di rigore, il rinvio di Menna, ancora Menna, un secondo rinvio del capitano dell'Avezzano, pallone per Dos Santos, due avversari su di lui, termina a terra e non c'è fallo, secondo il direttore di gara. Si continua a giocare con il Francavilla che riconquista il pallone con Youssef, poi perde la sfera Miciche, ancora lanciano in avanti, questa volta c'è il fischio del direttore di gara per rilevare un'azione fallosa ai danni del capitano dell'Avezzano Menna, l'azione fallosa commessa da Andrea Dipinto. 28 minuti allo stadio Valle Anzuca di Francavilla, Francavilla 1, Avezzano 1, te la linea. Grazie Paolo, andiamo al Villa San Filippo, mentre da Andrea Costantini per San Giustese Vastese, mentre c'è il gol della Recanatese a Castelfidardo, Castelfidardo ridotto in inferiorità numerica per l'espulsione di Di Natale, che adesso dunque subisce anche il gol del vantaggio della Recanatese. San Giustese Vastese, Andrea Costantini, Andrea. Sta per scoccare la mezz'ora piena di gioco, sempre 1-1, altri cambi perché al 25esimo è entrato Bagaglini al posto di Crisaldi, dunque un difensore per il centravanti della Vastese, contestualmente avvicendato il centravanti della San Giustese perché è uscito Chedira ed è entrato Tascini, con l'inserimento di Bagaglini che è andato a finire al centro della difesa. È stato allargato sulla sinistra a meglio ed è stato alzato De Chiara, che ora gioca un po' più a ridosso del centrocampo, però è un altro segnale del fatto che la Vastese ha perso quella compattezza che avevamo visto nel primo tempo, si è un po' sfilacciata, ha rischiato seriamente in occasione di quell'azione che stava a portare a gol Chedira al decimo. Dunque prima Fiore ha lasciato il campo a Bittai e poi addirittura
Cristaldi fuori per Bagaglini, e la Vastese prova ad essere ora più solida in vista di un finale di gara che sarà sicuramente impegnativo. La San Giustese concede il minimo sindacale e quando può riparte spostando soprattutto la velocità di Laringe e le geometrie di Pressmans. Poco fa è stato ammonito Amelio nella Vastese al ventesimo della ripresa, in questo momento cartellino giallo anche per Scognamiglio, primo ammonito per la San Giustese. C'è un calcio di punizione per la Vastese sulla tre quarti, va Pizzutelli, palla al centro dell'area, svetta Schivanessa, la palla che termina di poco sopra la traversa ma era sulla sfera Chiodini che comunque sorvegliava il pallone. Peraltro il direttore di gara, che è Villa di Rimini, ha ravvisato un intervento falloso dello stesso Stivaletta, che evidentemente in fase di stacco si è appoggiato su un difensore della San Giustese, dunque azione che non è valida. Si è ripreso con un calcio di punizione battuto da Chiodini, palla direttamente in fallo laterale, ma è una Vastese che, lo ripetiamo, è partita bene, ha trovato il gol del vantaggio, non ha saputo sfruttare il momento in cui era in controllo totale della partita. Quella San Giustese ha pareggiato con merito, perché aveva già creato i presupposti per il pari poco prima, ha pareggiato con Scogliamiglio al 48esimo del primo tempo, e nella ripresa la palla gol migliore l'ha avuta sempre la San Giustese. Per la Vastese, ricordiamo, gol annullato ad Amelio per posizione di fuorigioco di Viscardi. Ora scambio sullo stretto tra De Feo e Leonetti, che sbaglia la palla del raddoppio. In questo momento la palla gol migliore per la Vastese con Leonetti sulla palla che è stata restituita da Pizzutelli, e il tiro è finito a lato. Dunque il minuto in cui vi stiamo parlando e nel quale Leonetti ha fallito la palla del raddoppio è il 33esimo della ripresa. Dunque lampi di Vastese, una Vastese che magari potrebbe tornare in comando delle operazioni proprio in questo finale di gara. Ci lasciamo con un altro cambio nella San Giustese, è uscito Laringe con il numero 7 ed è entrato il numero 19 Argiolas. Linea a te, Jacopo. Grazie Andrea. Andiamo adesso al Barbati di Pescina, Nero Stellati Pineto. Dunque il raddoppio, come avete sentito, dopo il rigore di Pezzotti, il gol del capitano Marco Pomante. A questo punto la partita sembra essere al sicuro per la squadra di Daniela Mao, lo sbaglio Roberta? Il 2-0 mette, insomma, sicuramente una posizione favorita la squadra di Daniele Amaulo in questo momento, quando siamo giunti al 32esimo minuto, però i nerostellati stanno attaccando, sono proprio al limite dell'area di rigore pinetese, con Cone, forse uno dei migliori della formazione pratolana. La difesa però si chiude bene, chiudono le maglie i difensori del Pineto, che adesso prova a ripartire con Di Rocco. Intanto sono state effettuate le prime tre sostituzioni da parte di le prime due sostituzioni da parte di Amaulo. È uscito Cercelluti, è entrato appunto Di Rocco, che adesso ha toccato il suo primo pallone e che è stato adesso tra l'altro anche ammonito per un fallo sulla metà campo. Gragnoli ha fatto posto a Farias, mentre nelle fila nerostellate sono entrati Di Rocco per Valente e l'ex Donatangelo per Censori. Adesso viene richiamato anche il numero 20 Pezzotti da parte di Amaulo per far posto a Mariani. Dunque serie di girandola di campi in questi minuti del secondo tempo, dunque gioco fermo nella ripresa. Sicuramente il Pineto ha cercato di fare qualcosa in più, e sulle incursioni proprio di colui che è appena uscito, di Pezzotti, sono venute le occasioni più importanti, e grazie alle sue incursioni sono sia il rigore prima che il corner da cui è derivato l'altro gol, poi il secondo firmato da Pomante. Siamo al 34esimo minuto in questo momento con il Pineto che prova ad attaccare. Io per ora ti restituisco la linea, Jacopo. Grazie Roberta, andiamo a Morrodoro per San Nicolò Vispesaro. Ania Cantagalli, Ania.
38esimo, ancora vista avanti 1-0 qui a Morodoro sul San Nicolò. Non è successo granché dal punto di vista delle occasioni nel periodo non collegato. Ci sono stati diversi cambi già eseguiti dalla Vis Pesaro, con Rossoni che è entrato al posto di Ficola, Bortoletti al posto di Bellini, Cruz al posto di Buonapunto, che fino a questo momento è il match winner della gara, e Lignani al posto di Carta. Seconda sostituzione in atto invece proprio in questo momento da parte del San Nicolò: esce il numero 3 Pretara, entra il numero 20 Moretti, e quindi Campanile prova a dare maggiore sostanza all'attacco per questi 5 minuti più recupero finali qui a Morodoro, per cercare perlomeno di agguantare il pari per i biancazzurri. Dal punto di vista invece delle decisioni disciplinari, proteste poco fa per un brutto fallo subito anche una volta da Maisto, però il direttore di gara su Caccioli, che aveva allargato un po' troppo il braccio sul contrasto con i tifosi presenti che hanno chiesto il rosso diretto, è stato punito solo con un cartellino giallo. Episodio extra calcistico che vi segnalo, perché poco fa un tifoso del San Nicolò ha accusato un malore, sono arrivati i sanitari del 118 che erano qui presenti allo stadio, lo hanno portato via presumibilmente per accertamenti presso il vicino nosocomio, e quindi ci saranno gli accertamenti del caso per questo malore, che ci auguriamo comunque che non sia nulla di grave per il tifoso in questione. 40esimo con la Vis avanti 1-0, ma il San Nicolò in possesso del pallone, che prova a cioccare perlomeno la via del pareggio. A te. Grazie Ania. Dunque, come avete sentito, 5 minuti più recupero a Morrodor. Vediamo quanto manca invece a Francavilla al Mare, per Francavilla Avezzano. Paolo Renzetti, Paolo. Grazie Jacopo, sono 36 minuti di gioco nel corso della ripresa, dunque gara che si chiuderà tra 9 minuti, ma poi ci sarà, crediamo, un recupero valutabile tra i 4 e i 5 minuti. Per via Paolo, di qualche... ti interrompo un secondo per andare al Barbati di Pescina, c'è il terzo gol del Pineto, andiamo a prendere il flash da Roberta Di Sante. Roberta. Sì Jacopo, esattamente come domenica scorsa, dopo pochissimi istanti dal suo ingresso in campo Farias segna il suo secondo gol nella sua seconda partita con la maglia del Pineto. Dunque arriva la terza rete, intuizione di Fiumara che vede Farias sulla sinistra, bellissimo il numero del giocatore che scarta due avversari e la piazza in diagonale all'angolino opposto. Dunque 3-0 per il Pineto quando siamo al 37esimo, io ti restituisco la linea. Grazie Roberta, dunque partita praticamente chiusa al Barbati di Pescina, torniamo a Francavilla al Mare da Paolo Renzetti per Francavilla Avezzano. Paolo. Sì, 37esimo ormai trascorso da 20 secondi, sempre 1-1 tra Francavilla ed Avezzano, ma nel periodo non collegato Jacopo ci sono state due clamorose occasioni, prima per l'Avezzano e poi per il Francavilla, perché al 32esimo Deramo dai 30 metri ha colpito il palo con Spacca praticamente battuto, attenzione l'Avezzano in avanti, il tiro del numero 2 Besana, la parata a terra del portiere della formazione adriatica, Spacca, dicevo, al 32esimo palo clamoroso colpito da Deramo per l'Avezzano, tiro violentissimo dai 30 metri, Spacca era sulla traiettoria ma probabilmente poco avrebbe potuto fare con il pallone, davvero conclusione davvero violenta del giocatore avezzanese con il pallone, che il tiro che si è stampato sul palo. Due minuti dopo la risposta del Francavilla con un'azione sulla destra del neo entrato dipinto, cross all'interno dell'area di rigore per Fiore, tutto solo Gianmarco Fiore, una sorta di rigore in movimento, comodamente poteva controllare il pallone e battere il portiere Fanti, ha concluso davvero in malo modo mandando il pallone sopra la traversa. Dunque due ghiotte occasioni per le due formazioni, con il punteggio che invece resta sull'1-1, mentre nell'Avezzano qualche minuto fa è uscito dal campo un esausto Dos Santos, al suo posto è entrato Branicchi. 39esimo sul nostro cronometro, Francavilla 1, Avezzano 1, a te la linea. Grazie Paolo, andiamo per qualche istante a Campobasso per vedere a che minuto siamo, a sentire un po' di telecronaca, radiocronaca di Gianni Bruno. Gianni. Ne giova l'Aquila che rinvia dalla difesa
ma ne approfitta il numero 2 Bisceglia del Campobasso, il lancio profondo in Gretolli, non c'è nessun altro se non i difensori dell'Aquila a rinviare un copione visto e rivisto, ci vorrebbe davvero quel guizzo, magari un calcio di punizione, qualcosa del genere, diciamo il classico episodio alla D'Agostino. Adesso Esposito Lauri, ancora Esposito Lauri che porta a... di rigore e l'Aquila si disimpegna. L'Aquila si disimpegna, l'Aquila che è una squadra... Ok, possiamo rientrare dal collegamento con Campobasso, insomma non manca tantissimo. Andiamo a Monte San Giusto per San Giustese e Vastese. Andrea Costantini, Andrea. Sì, si gioca il 42esimo rispetto all'ultimo collegamento, non è accaduto granché, segnaliamo al 39esimo un fallo di Prosman su Vittoria, intanto c'è un tiro di Stivaletta bloccato in due tempi da Chiodini, dicevo un fallo di Presmant su Bittaglie, cartellino giallo per Presmant e punizione calciata alta da Pizzutelli. In realtà, per essere precisi, dopo l'ingresso di Bagaglini al posto di Cristaldi, la Vastese si è sistemata con un prudente, molto prudente 5-3-2 con gli Arocci e De Chiara che fanno gli esterni e tutta fascia, e con Bagaglini che si è piazzato in mezzo tra Ameglio e Biscardi. Questo evidentemente con la vista, che è un po' prudente, lo è di natura, ha visto qualche sbagliatura e allora ha preferito rinsaldare, serrare i ranghi, anche se bisogna dire che poi con questo nuovo assetto la Vastese ha avuto una palla gol molto importante con Leonetti, e ricordiamo anche che a metà tempo c'è stato quel gol annullato ad Ameglio per posizione di fuorigioco di Biscardi. Ora abbiamo detto in diretta di questo tiro radente a pelo d'erba, potente ma centrale di Stivaletta, bloccato dall'estremo difensore Chiodini, la San Giustese è sempre molto coperta, la Vastese ora è un po' salita con il baricentro, ma è chiaro che bisogna fare di più se si vuole portare a casa la sesta vittoria consecutiva per tenere il passo sia del Matelica sia la Vispesaro. Ora il disimpegno di Ameglio che però perde il pallone, occhio a Tascini, Tascini prova ad andare via ma viene prima raddoppiato, poi si è spiegato, poi commette fallo ai danni di De Chiara, si riprende a giocare con la Vastese, Pizzutelli in possessione, da questi a Stivaletta, Stivaletta parte in progressione, Stivaletta ne fa fuori due, ancora Stivaletta, entra in area, Stivaletta, salvataggio sulla linea, salvataggio sulla linea di Patrizzi, se faceva gol Stivaletta era un gol straordinario, è partito dalla sua metà campo ad ampie falcate, ne ha saltati quattro, è entrato in area, ha calciato a botta sicura, ha superato Chiodini, ma c'è stato il salvataggio sulla linea di Patrizzi, palla gol clamorosa per la Vastese, tutto merito di Stivaletta, sarebbe stato un gol, ripeto, clamoroso quello del centrocampista della Vastese. Occhio però che c'è calcio d'angolo, tutta la San Giustese in area di rigore, va dalla bandierina, Pizzutelli, palla molto alta verso De Chiara che mette giù il pallone, viene pressato da Enu, De Chiara guadagna un fallo laterale dalla parte opposta, ma c'è sempre la pressione della Vastese, sta per iniziare l'ultimo minuto di questa ripresa, poi ci sarà il recupero, sempre 1-1, la rimessa in gioco affidata alle mani di De Chiara che serve all'indietro per Ameglio che mette in mezzo di prima intenzione, ma può liberare Calamita solo per un attimo perché la Vastese è tutta protesa in avanti, cerca il gol partita, lo aveva praticamente trovato con l'invenzione di Stivaletta, ma c'è stato il salvataggio sulla linea di Patrizzi, attacca ancora la Vastese sulla sinistra, lo scambio con De Chiara, De Chiara punta Calamita, lo salta, fa partire un cross troppo su Chiodini che blocca a terra. 44 minuti 20 secondi, San Giustese e Vastese sempre sull'1-1, linea allo studio. Grazie Andrea. Allora, stiamo per tornare a Morro d'Oro, ovviamente, visto che al Barbati di Pescina la partita praticamente è chiusa, faremo collegamenti più brevi nei tre campi dove il punteggio in bilico, Morro d'Oro, che è quella più avanti nel minutaggio, sta quasi per finire, siamo all'interno dei minuti di recupero, Francavilla e Monte San Giusto. Iniziamo proprio da Morro d'Oro, Ania Cantagalli, quanto manca?
due minuti in teoria, Jacopo, perché siamo nel corso del 48esimo, sono stati 5 minuti di recupero accordati dal direttore di gara, ma probabilmente si andrà anche un minuto oltre perché si è perso un po' di tempo nel corso del primo minuto di recupero per battere un calcio di punizione che poi si è rivelato innocuo dalle parti di Dostiglio, battuto quindi ovviamente dalla Vis Pesaro. E adesso c'è Marfella a terra dagli sviluppi di un calcio d'angolo andato in contrasto per allontanare la sfera dall'area piccola, è stato colpito involontariamente da un giocatore del San Nicolò e quindi il portiere della Vis Pesaro in questo momento a terra, gioco fermo, ti restituirei la linea, poi ci risentiamo tra pochissimo per il proseguo. Assolutamente sì, andiamo per 60 secondi a Francavilla al Mare, Francavilla Vezzano, Paolo Renzetti. Paolo, quanto manca? Sì, un minuto al 90esimo, poi solo recupero qui al Vallanzuca, sempre 1-1 tra Francavilla e Avezzano, attacca la formazione di Cassa sugli sviluppi di una rimessa laterale, sul pallone c'è Micciche, poi il tiro strozzato di Emanuele Procida, entrato da qualche minuto in campo con la parata senza problemi del portiere Federico Fanti, dunque ora 40 secondi al termine, poi recupero, a te la linea. Grazie Paolo, 30 secondi per Monte San Giusto, San Giustese Vastese, perché poi andiamo a prendere il finale da Morrodoro da Agna Cantagalli. Andrea, cominciamo da te. Non è stato segnalato il recupero, ma sono andati via 90 secondi, siamo al 46esimo, 30 secondi, sempre 1-1 poco fa nella San Giustese, fuori l'autore del gol del pareggio Cognamiglio al suo posto per Porfiri, attenzione qui alla manovra della Vastese con Picciotelli, da questi a De Chiara che però non riesce a partire, deve rifugiarsi in un retropassaggio. Studio. Intanto terzo gol del Matelica, andiamo a Morrodoro per vedere se quanto manca alla fine. Agna Cantagalli, Agna. 50esimo in questo momento, ma il gioco è ripreso poco fa dopo il fallo subito da Marfella, quindi ritengo che si proseguirà fino al 52esimo, Jacopo, per questi ultimi istanti appunto di partita qui a Morrodoro. Ricordiamo, è speso avanti 1-0 sul San Nicolò, perfetto il gol messo a segno nel primo tempo da Buono Punto, è speso che adesso prova a venire in avanti con Olcese, defilato sulla sinistra, c'è Belcev davanti a lui, preferisce servire in mezzo per Rossi, ancora vi spesero in possesso del pallone, prova in qualche modo a fermare tutto il San Nicolò, ma non ci riesce, ancora Marchigiani in possesso della sfera con Bortoletti sulla destra, contrastato però in maniera efficace da parte di un giocatore del San Nicolò che è Massetti in questo caso, c'è però fallo secondo il direttore di gara segnato dal primo assistente, siamo al corso del 51esimo di questo secondo tempo, calcio di punizione quindi più o meno nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, già battuto con Bortoletti che viene fermato, Massetti che rilancia lungo il pallone a cercare qualcuno in avanti da parte del San Nicolò, però riesce la Vispesa con una cacciola allontanare la sfera e poi c'è Bortoletti che riceve la sfera, la controlla sul limite dell'area, gli ha in qualche modo, lo ferma e guadagna anche una rimessa dal fondo quando mancano, quando sono anzi 51:30 sul cronometro, ancora si gioca qui a Morrodoro, ancora c'è Massetti in possesso del pallone che ha dato all'indietro per Ndiaye, siamo nella metà campo del San Nicolò, Ndiaye lungo a cercare la testa di Moretti, non trova però il colpo di testa indirizzato bene il giocatore biancazzurro, Vis che riconquista la sfera, Olcese che la tiene, finisce qui con la vittoria della Vis Pesaro che accimola così il secondo successo consecutivo dopo quello contro il Monticelli, quinta sconfitta invece in sei gare per il San Nicolò e adesso in crisi nera, domenica ci sarà Recanati, a te. Grazie, grazie Ania, andiamo a Francavilla, Paolo quanto manca? Paolo. Termine di questa partita, sì, mi senti? Sì, adesso sì. Perfetto, 2 minuti e mezzo al termine di questa partita, 5 minuti di recupero comandati dal... Allora facciamo 30 secondi a testa, a te e Monte San Giusto. Perfetto, allora c'è stato un calcio d'angolo battuto dall'Avezzano, colpo di testa all'interno dell'area di rigore, mi è sembrato di vedere di Bianciardi, la parata senza problemi del portiere spacca, ora attacca invece il Francavilla sul settore di destra, un tentativo di cross, l'intervento di Angelo Persia che spedisce il pallone sul fondo, ci sarà il tiro dalla bandierina per la formazione in maglia biancorossa, ovvero il Francavilla, direi Jacopo se sei d'accordo di attendere la battuta di questo calcio d'angolo. Certo. Poi ti restituirò subito la linea.
linea, sul pallone si dirige il numero 17 Andrea Dipinto, ovviamente affollatissima. Intanto l'area di Paolo ci dice Andrea Costantini che è finita a Monte San Giusto, quindi puoi andare avanti, tra un po' andremo da lui. Sì, dunque battuto il calcio d'angolo, la respinta della difesa avezzanese, poi pallone in area di rigore, colpo di testa di Galli che era tra l'altro però terminato in posizione di offside, fuori gioco, dunque gioco fermo, pallone che era tra l'altro finito sopra la traversa, fuori gioco, dunque ci sarà il calcio di punizione in favore dell'Avezzano quando siamo arrivati davvero quasi all'ultimo giro di lancette, 48 e 40 sul nostro cronometro, poco più di un minuto, possiamo andare anche al commento di questo derby, direi Jacopo, risultato giusto tra due squadre. Anche perché Paolo, a Francavilla è l'unico campo in cui si gioca, sono finite le altre abruzzesi. Perfetto, dicevo, risultato giusto, almeno a mio avviso un derby equilibrato, ben giocato, combattuto come d'altronde nelle previsioni tra Francavilla ed Avezzano, è accaduto tutto nel primo tempo, lo ricordiamo con le reti di Palumbo al 35esimo, il pareggio di Dos Santos per l'Avezzano al 40esimo, occasioni anche in questa ripresa sia per il Francavilla sia per l'Avezzano, con le due difese che però tutto sommato hanno avuto la meglio sui rispettivi attacchi, difficile dire chi ha giocato meglio, sicuramente un plauso va ai giocatori delle due squadre, 22 in campo, perché è stato davvero un match molto combattuto, molto sentito, lo ripetiamo, tra le due tifoserie, misure davvero eccezionali di ordine pubblico qui attorno al Valle Anzuca, ma per quello che ci risulta è filato tutto liscio prima di questa partita che sta vedendo lo svolgimento degli ultimi 20 secondi con la squadra di casa, il Francavilla di Ervese, che ha forse l'ultima occasione di portarsi in avanti, recupera un pallone la squadra in maglia biancorossa, ma poi c'è la difesa dell'Avezzano che riesce a rinviare mentre si giocherà ancora per 30 secondi, dunque 50 e 30, perché c'è stata una sostituzione proprio nel periodo in cui era stato comandato il recupero di 5 minuti, c'è stata una sostituzione, dunque ulteriori 30 secondi di gioco, se ne sono andati già 25, dunque sta per arrivare il triplice fischio finale che arriva in questo istante del signor Maurizio Barberio della sezione di Campobasso, termina in parità il derby del Valle Anzuca tra Francavilla ed Avezzano. Abbiamo già commentato questa partita, ricordo solo gli autori dei due gol, entrambi nel primo tempo, il vantaggio del Francavilla con Palumbo al 35esimo, al 40esimo il pareggio di Dos Santos per la formazione marsicana. È tutto da Francavilla, linea che può tornare allo studio. Grazie Paolo, dunque andiamo in rapido commento a Monte San Giusto, San Giustese Vastese, anche qui un 1-1, Andrea. Ah ok, c'è Andrea? Ah ok, va bene, allora possiamo andare al Barbati di Pescina, magari per una rapidissima sintesi di questa partita 0-3 tra Nero Stellati e Pineto, Roberta. Sì Jacopo, tutto nel secondo tempo, 0-3 vince il Pineto che ottiene il suo sesto risultato utile consecutivo, come vi dicevo un 3-0 maturato tutto nel secondo tempo, le tre reti portano la firma di Pezzotti sul rigore, poi il colpo di testa di Pomante e infine all'ottantesimo il gol di Farias che firma il suo secondo gol stagionale con la maglia del Pineto dopo un primo tempo in cui comunque c'erano state due grandi occasioni per la squadra nerostellata, soprattutto quella di Isotti che si è mangiato un gol incredibile, dunque 3-0 con il Pineto che va al suo sesto risultato utile consecutivo, i nerostellati restano a quota 2 punti in classifica ultimi della graduatoria, a te Jacopo. Grazie Roberta, dunque tra un po' andremo a Monte San Giusto per un rapidissimo commento, intanto avete visto il pareggio nel finale di Giovagnoli per il Castelfidardo che seppur ridotto in inferiorità numerica riesce comunque ad agguantare la parità al 47esimo nella ripresa di testa, il colpo di testa di Giovagnoli che ha battuto il portiere della Recanatese Maraglino, dunque Recanatese beffata proprio negli ultimi istanti di gara. Questi sono i risultati della 10ª giornata del girone F di Serie D. Campobasso L'Aquila 0
0, Castelfidardo Recanatese 1-1, Fabriano Matelica 0-3, Francavilla Vezzano 1-1, Monticelli Esina 0-0, Nero Stellati Pineto 0-3, Agnonese San Marino 1-0, San Nicolò Vispesaro 0-1, San Giustese Vastese 1-1. Vediamo la classifica e poi andremo a Monte San Giusto per il commento di San Giustese Vastese. Matelica 25 punti, la Vispesaro si sta al secondo posto solitario a 22 punti, 20 punti per la Vastese, 19 per il Campobasso, 18 per il Castelfidardo, il terzetto tutto abruzzese composto da Francavilla, L'Aquila e Avezzano rimane per l'appunto un terzetto perché pareggiano tutte e tre, Francavilla e Avezzano perché ovviamente si scontravano tra di loro e L'Aquila perché pareggia a Campobasso. Ne approfitta il Pineto che passa dalla parte sinistra della classifica, 15 punti agganciando la San Giustese, rimane a 14 il San Marino, 13 punti per la Jesina, 10 per Olimpia Agnonese e Recanatese, 7 punti per il San Nicolò, 6 punti per il Fabriano Cerreto, 5 punti per il Monticelli, 2 punti per il Nero Stellati Pratola. Torniamo per l'ultima volta a Monte San Giusto con Andrea Costantini. Andrea, come valutare questo 1-1? Abbiamo visto Matelica e Vispesaro vincono e dunque la Vastese per il momento deve accontentarsi della terza piazza. Sì, e quindi c'è una punta di amarezza perché la Vastese aveva iniziato bene questa partita e su quel vantaggio poteva costruire la vittoria. E, a mio avviso, proprio aver permesso alla San Giustese di tornare in partita alla fine del primo tempo è stata la colpa principale per la Vastese, che poi si è sfilacciato, sofferto un pochino nella prima parte del secondo tempo, e quando poi Colavito ha scelto un assetto all'apparenza più prudente sono arrivate le palle gol per vincere la partita, e questo anche per questo che ci può essere un po' di rammarico, perché la Vastese ha finito forte la gara, ha avuto la palla con Leonetti, soprattutto quella con Stivaletta, con il salvataggio sulla linea di Patrizzi. Dunque finisce 1-1, però non si può dimenticare che questo è il sesto risultato utile consecutivo dopo 5 vittorie. Questa serie di vittorie viene interrotta, arriva un pareggio che è comunque un risultato utile, e quindi la Vastese può restare nella zona alta della classifica. È tutto dal Villa San Filippo, Jacopo. Grazie ad Andrea Costantini, grazie davvero anche per quest'ultimo resoconto. Diretta Stadio finisce qui. Io ringrazio Maurizio De Guin, regia, Stefano Recanati per la raccolta dei risultati e per il coordinamento di questo pomeriggio. Io vi ricordo alle 19.30 l'appuntamento con l'Abruzzo del pallone, tutto dedicato ovviamente al campionato di Serie D, che ho già visto la decima giornata in svolgimento, quella che si è appena chiusa. Allora io mi fermo qui e vi do appuntamento alle ore 19.30. Double, 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 double